persone che ci credono, che possono andare veramente in Parlamento europeo e fare quello che dicono. Cioè, noi abbiamo questo brutto vizio, che quello che promettiamo facciamo. Questo è il nostro brutto vizio, perché noi siamo coerenti. Vogliamo essere trasparenti, vogliamo che le persone siano coscienti di quello che succede in quel Parlamento, cosa che purtroppo in questi anni non è successo. Hanno firmato trattati, accordi che adesso ci hanno preso per il cappio del collo. Economicamente ci stanno distruggendo. Queste cose, i nostri politici che sono andati lì e che fanno parte di quelle forze politiche che adesso vanno in giro a fare pubblicità dicendo che sono contro l'euro, che bisogna ridiscuterlo, che questi trattati non vanno bene, lo stanno dicendo perché l'ha detto il movimento, perché siamo noi che abbiamo iniziato a parlare di questi temi, altrimenti loro avrebbero fatto, come hanno fatto negli ultimi anni, una campagna al Parlamento europeo completamente priva di significati. Questa è la verità. Siamo noi che abbiamo iniziato a parlare di fiscal compact, di che cos'è il MES, degli euro bond, del referendum, dell'euro che non va bene. Allora adesso le Salvini, che è della Lega, che ricordiamoci è stato un eurodeputato, lui per 5 anni è stato lì. Non è che stava fuori come noi facevamo un'altra cosa, lavoravamo nella società civile, cioè io ho un lavoro diverso, ve l'hanno detto, io probabilmente se riesco ad entrare al massimo posso fare 2 mandati e poi torno al lavoro. Cioè, questo che cosa vuol dire? Che io sono a contatto con la realtà, loro no. Perché Salvini per 5 anni è stato lì e non penso che non le ha visti gli accordi, non penso che non ha visto documenti, fondi, come venivano spesi, che cosa ci facevano, però io so che l'Italia, a fronte di un euro che dà all'euro, mediamente gli torna 78, cioè noi siamo meno, ok? La Spagna e la Grecia, che non sono, che ne so, pensiamo alla Germania, paesi fortissimi, prende 1,30 € in media. Come mai? Forse perché loro mandano gente competente, forse perché loro mandano funzionari che vogliono far arricchire il proprio paese, non impoverire come i nostri. Cioè loro vanno lì a fare vacanza. Cioè ragazzi, non è possibile che ci sono fondi, a noi ci fanno le multe perché non usiamo i fondi. Siamo fuori di testa, ci fanno le multe perché i fondi che usiamo noi vengono usati dai gruppi che sono criminali. Ma cioè, noi abbiamo bisogno di fondi, abbiamo bisogno di investimenti e ci sono. E noi cercheremo di fare questo col collegamento al territorio, perché noi nasciamo dal territorio, nasciamo da questi gruppi come loro. Anche noi abbiamo un gruppetto di 3, 4, 5 persone, però ci abbiamo creduto perché ci siamo stufati. E le persone che si stufano, noi del movimento siamo persone che alla fine, quando ci stufiamo, agiamo, non che ci mettiamo lì e lamentarci e basta, perché lamentarsi e non votare soprattutto non serve a niente. Niente, bisogna votare, votare con coscienza, leggersi le cose, i documenti, è questo che faremo noi e che fanno anche loro tutti i giorni. Noi ci informiamo e vi informiamo. Il Fiscal Compact, per esempio, che inizierà a produrre gli effetti quest'altro anno, sì, dicono 30, 10, 20, in realtà ci costerà dai 30 ai 60 miliardi. Non lo so io su questi soldi dove li troveremo. Io ho un'idea. Probabilmente nei servizi, nella sanità, nella scuola. E vi dico anche un'altra cosa, che è un obiettivo molto molto chiaro, perché se la scuola non forma i cittadini sono ignoranti, e se sono ignoranti, ancora meglio, non sanno che dare un calcio al sedere a chi li ha gestiti. Quindi tutto torna. Capite come ce la stanno infiocchettando? E non ci credete che i trattati non si discutono, anche perché il Fiscal Compact non è un trattato, quindi è un'altra cosa. Ma la sovranità di uno Stato è sempre tutelata. Cioè lo Stato italiano, così come tutti gli altri Stati, ha una propria sovranità che può essere fatta rispettare. È chiaro che se i nostri politici pensano che non siamo degni di far rispettare la nostra sovranità, noi non conteremo mai niente. Ma non vi fate prendere per il naso, tutto si ridiscute in modo trasparente. È per questo che noi vogliamo, se andiamo lì, avere l'appoggio dei cittadini e chiedere ai cittadini:
volete o no il referendum? Perché il referendum? Il referendum è per portare coscienza nelle persone. Quando si fa un referendum, le persone si informano, chiedono, fanno. E quindi questo è il nostro obiettivo, che è la base, trasparenza, informare e cambiare quello che si può cambiare con coscienza e con decisione. Quindi convincete le persone a votare, perché il voto al Parlamento europeo, non ci credete che non conta, perché il Parlamento europeo conterà sempre di più e il nostro nazionale sempre di meno, perché l'Europa comunque fa una serie di trattati e direttive che hanno influenza diretta sulla nostra vita. Quindi bisogna andare a votare, informarsi e scrivere le proprie preferenze, perché in quel modo scegli la persona che ti rappresenta. Che non così tanto perché il partito me l'ha detto. Noi non siamo così. A noi non ci interessa. Questa cosa è old style, vecchio stile, e ci ha portato così dove siamo. Noi siamo diversi e siamo orgogliosi di essere diversi. Loro sono orgogliosi di essere diversi, io sono orgogliosa, Mara, Luca, siamo tutti orgogliosi. Quindi il 25 maggio votate per voi e facciamo in modo che vinciamo noi. Grazie. Buongiorno Adina, buongiorno a tutti. Allora, io mi chiamo Mara Ziantoni e sono, come mi hanno giustamente già introdotto prima, sono una, come dire, attivista del Movimento 5 Stelle da, comincia a essere un bel po' di tempo. Perché sono diventata un'attivista? L'abbiamo anche detto, l'abbiamo spiegato. Lamentarsi e stare in poltrona non serve a nessuno e non ci sarà utile per tutto quello che dovremo affrontare da oggi in poi. Io volevo parlarvi brevemente, entrare un pochettino a poco, un po' più sul tecnico, spiegarvi che cos'è questa Europa, come funziona e i regalini che sono in arrivo per l'Italia. Allora, innanzitutto partirei dalla crisi economica. Questa crisi economica sostanzialmente dura da 6 anni oramai. Non molti lo sanno, ma questa è la crisi economica più lunga che c'è stata fino adesso. Anche la crisi del 29, dopo 5 anni, aveva cominciato ad avere momenti di discontinuità, cioè momenti di ripresa. Invece questa crisi economica, che dura, ripeto, da 6 anni e ogni anno è peggiore dell'anno precedente, ci dicono che, ma non vi preoccupate, il prossimo anno andrà meglio, il prossimo anno vedrete che c'è un accenno di ripresa, vediamo la luce in fondo al tunnel. Infatti c'è qualcuno che dice, sì, è il treno che tira in fronte, per questa è la luce che vedi, no? Il concetto qual è sostanzialmente? Cominciamo ad analizzare, cerchiamo di capire che cosa sta succedendo. Iniziamo nel dire che cosa stanno facendo i nostri politici per cercare di risolvere questa crisi. Partiamo dall'inizio. Governo Berlusconi, governo Monti, governo Letta e adesso governo Renzi. Che cosa hanno fatto questi signori per cercare di far risalire la china al nostro paese? 2 cose. Hanno fatto tagli, tagli alla sanità, tagli all'istruzione, tagli alle pensioni e tasse, nuove tasse. E che cosa ci ha prodotto questo sistema? Che cosa abbiamo avuto? La siamo usciti fuori dalla crisi? Qualcuno ha visto elementi per cui siamo usciti fuori dalla crisi? Io ho visto un peggioramento della situazione. Peraltro questi tagli e queste tasse servivano per diminuire il famoso debito pubblico, che sappiamo essere il 134% del nostro PIL. Invece, appunto, dall'inizio della crisi, che stavamo al 121%, siamo arrivati al 134%, quindi nuove tasse e nuovi tagli non hanno fatto altro che far aumentare il debito pubblico anziché diminuire. Domanda: secondo voi i nostri politici non lo capiscono? Non capiscono che così non sono in grado di leggere i dati? Non capiscono che così facendo la situazione peggiora? Non capiscono che rendendo il lavoro precario è l'ultima uscita di Renzi, no? Un precariato praticamente a vita per i nostri giovani. Non capiscono che in questo modo l'economia peggiora? Io penso che lo capiscono bene. Ma allora perché lo fanno? Qual è lo scopo di far peggiorare il tuo paese? E qui arriviamo all'Europa. Ce lo chiede l'Europa, come diceva un famoso ministro, la famosa ministro Fornero. Allora, vediamo cosa ci chiede l'Europa. Fiscal Compact si diceva. Allora, Fiscal Compact è, diciamo, un patto fiscale.
questa è la traduzione sostanzialmente, che cosa implica? È una sorta di piano di rientro. Allora, che dice? Ci sono dei paesi che non sono virtuosi. L'hanno deciso loro chi sono i paesi virtuosi e chi no, in base al livello del debito pubblico. Allora, in 20 anni questi paesi devono portare il livello del debito pubblico, da quanto ce l'hanno oggi, al 60% del PIL. Ripeto, noi abbiamo il 134%. In 20 anni dobbiamo ridurlo al 60%, 5% ogni anno, ok? E qui giustamente Bianca Maria diceva: come faranno a fare questo discorso? Perché in realtà sono due le cose: o aumenti le tasse o ti cresce il PIL, ma abbiamo detto che siamo in recessione, quindi il PIL non fa altro che diminuire. E allora cosa faranno? Metteranno nuove tasse e nuovi tagli. Io non riesco neanche a pensare che cosa possano tassare ulteriormente, ma questi signori sono dotati di grandi risorse. Questo è in breve, molto in breve, il discorso del fiscal compact. In realtà prevede anche il deficit pubblico, che non deve essere superiore allo 0,5% ogni anno, quindi vuol dire che politiche fiscali per incrementare il lavoro, per fare investimenti, l'Europa non ce le concede. Non si capisce come si fa a uscire fuori da una recessione se non si fanno investimenti, spiegatemelo voi. Quindi di fatto noi abbiamo consegnato la nostra politica fiscale all'Europa. Vogliamo parlare del MES? Che cos'è il MES? Il MES si chiama Meccanismo Europeo di Stabilità. In realtà è un fondo. A noi ce l'hanno venduto come il fondo salva stati. Sapete come funziona? Allora, ogni stato, in misura variabile, deve metterci dei soldi in questo fondo. E quello che hanno stabilito per noi sono 126 miliardi di euro che noi dobbiamo tirar fuori e dare a questo fondo. Ne abbiamo fino adesso pagati 46 miliardi. Entro il 2018 dovremo fare versare tutti i 126 miliardi. Non so se cominciate a capire, altri soldi che escono dalle nostre tasche, dalle nostre tasse, e vanno a finire in questo fondo. A che serve questo fondo? Questo fondo serve nel caso in cui un paese poi sta in difficoltà perché? Perché si è svenato per mettere i soldi nel fondo, si è svenato per fare il fiscal compact, quindi sta in difficoltà, è chiaro, siamo in recessione. Tu vai a chiedere, tu paese, vai a chiedere i soldi a quel fondo che te li ridà con gli interessi. Cioè, signori, a me dovete spiegare chi è che l'ha pensata questa cosa, ma soprattutto chi l'ha firmata una cosa del genere. Per effetto del fiscal compact, vi ricordo anche un altro aspetto, abbiamo inserito in 10 giorni di finto dibattito parlamentare, poi dice che il Parlamento non lavora, è troppo lento, il pareggio in bilancio in Costituzione. Mi spiegate cosa c'entra un principio di pareggio di bilancio nella legge più importante di uno Stato? La Costituzione è la legge sovrana per eccellenza, descrive i doveri e i diritti dei cittadini e il funzionamento dello Stato, che c'entra un principio contabile inserito in Costituzione. Me lo sapete spiegare voi? Come vedete, noi stiamo diventando di fatto a tutti gli effetti una colonia, e si vedono gli effetti. Stiamo perdendo la nostra sovranità, innanzitutto monetaria, ma anche tutto il resto. Non abbiamo più la possibilità di fare investimenti per effetto di questi trattati. E adesso i politici che stanno al governo, da 20 anni peraltro, ci dicono: ups, forse l'euro non va bene. Ma come forse l'euro non va bene? Tu sei votato te. Tu chi ha firmato chi ha firmato Maastricht? Chi ha firmato tutti i trattati che ci sono stati nel corso del tempo? Chi li ha ratificati? Questi signori. E adesso ci dicono: ma forse l'euro va ridiscusso. Ma quando? Dovevi impedirlo prima. Noi andiamo a ridiscuterlo. Tu non sei credibile. Non siete credibili. Perché avete firmate queste cose. Ragazzi, io ci tengo a dirvi che l'Europa sarà una partita importante, non solo per l'importanza che sta assumendo sempre di più il comparto europeo rispetto ai parlamenti nazionali, ma avrà riflessi importanti anche nel Parlamento nazionale. Se prendiamo un voto più del PD, i signori e noi tutti andremo lì sotto a chiedere le dimissioni di Renzi. A chiedere le dimissioni di questo signore che non sta facendo altro che precariato, tasse e tagli. Aveva detto che sarebbe stato diverso.
dateci la possibilità di andare lì sotto a bussare e dateci la possibilità di andare in Europa a sbattere i pugni sul tavolo, a fare per una volta tanto gli interessi del nostro paese. Io mi sono stufata del fatto ce lo chiede l'Europa, io voglio sentire dai politici ce lo chiede l'Italia. Questo è il concetto. Il 25 maggio è un referendum, signori, un referendum importante. O noi o loro. Per favore, convincete quegli astenuti, convincete le persone che non vanno perché pensano che non cambi niente. Chi non va a votare è un voto per l'esistente e non cambierà nulla. Continueremo a avere tasse, continueremo a avere disoccupazione, continueremo a avere problemi. Signori, mi raccomando, o noi o loro. Grazie. Buongiorno a tutti, io sono Luca Fusone, sono di Alatri e sono portavoce alla Camera dei Deputati. Come avete visto, loro sono due delle nostre candidate alle europee e avete visto che sono preparate e soprattutto molto molto arrabbiate, perché effettivamente siamo arrivati ad una situazione insostenibile. Noi lo vediamo già in Parlamento. E in Europa è anche peggio, perché effettivamente ormai la politica si discute in Europa. Ogni giorno noi dovremmo andare lì e sbattere i pugni sul tavolo, farci sentire, e invece tutte le persone che vanno lì vanno a pecoroni, veramente. Ci svendono giorno dopo giorno il Fiscal Compact, il MES, questi sono tutti esempi di come siamo stati svenduti giorno dopo giorno ai grandi poteri economici che ci sono in Europa e nel mondo. Ma questo lo vediamo anche noi tutti i giorni in Parlamento, perché quando proponiamo delle cose di buon senso, semplicissime, che non servono dei geni per portarle in Parlamento, bastano persone oneste e che vogliono veramente far cambiare questo paese, quindi cose che semplicemente fareste anche voi una volta lì dentro, eppure troviamo dei muri di gomma. Noi abbiamo questo volantino, sono lì, potete tranquillamente prenderli e fare un piccolo quiz. Questo è un piccolissimo giochetto. Ci sono state alcune votazioni quest'anno che abbiamo proposto noi. Adesso io vorrei chiedere a voi cosa avreste votato al posto nostro. Parto con il primo. È la cancellazione del finanziamento pubblico ai partiti. Dal 94 ad oggi i partiti hanno preso 3 miliardi di euro all'incirca di finanziamento pubblico. Solo quest'anno ne prenderanno all'incirca, ne hanno già presi 86 milioni. Noi prima di entrare avevamo promesso di rinunciare a questo finanziamento pubblico, perché effettivamente il finanziamento non è che te lo buttano addosso, non è che t'alzi una mattina e ti ritrovi 80 milioni, 40 milioni davanti casa. Lo devi chiedere. Noi per sicurezza non è che l'abbiamo chiesto, abbiamo mandato la lettera e abbiamo detto non provate nemmeno a darceli, rinunciamo, e abbiamo rinunciato così a 42 milioni di euro. Quindi diciamo che una legge nemmeno servirebbe, basterebbe non chiedergli, eppure abbiamo proposto una legge per cancellare questo finanziamento pubblico ai partiti. Come dicevo prima, dal 94 oggi 3 miliardi di euro. Secondo voi come hanno votato? Come avreste votato voi alla cancellazione pubblica alla cancellazione del finanziamento pubblico? Bene, andate a vedere, PD e PDL non solo hanno votato contro, hanno creato una finta legge che dice che aboliscono il finanziamento ai partiti dal 2018, quando loro non ci sono, non ci saranno più quelle persone lì, però nel frattempo parte da subito un nuovo sistema che si affianca a questo e gli permetterà di avere ancora più soldi con il 2 per 1000, con il 5 per 1000, scusatemi, e quindi prenderanno ancora più soldi. Questo hanno fatto, invece di cancellarlo hanno creato un altro sistema che gli darà ancora più soldi. Andiamo avanti. Legge Parlamento pulito, cioè non vogliamo condannati in Parlamento, è una cosa difficile da pensare, nel senso che oggi come oggi, per fare richiesta di qualsiasi cosa, anche per fare richiesta come una borsa di lavoro all'università, per fare 3 ore al giorno in biblioteca, all'università, ti chiedono la fedina penale e devi averla immacolata per 400 euro al mese all'università per guardare i libri. Per andare in Parlamento, dove maneggi miliardi e miliardi di euro, dove fai delle leggi contro i delinquenti, dove potresti decidere di scarcerare dal giorno alla notte tutti quelli che sono in carcere,
Non hai questo obbligo. Potresti essere condannato, potresti essere imputato, indagato, qualsiasi cosa, e ne abbiamo parecchi, ne abbiamo tantissimi. Alcuni li promuoviamo anche, li mandiamo in Europa, tipo Mastella e via dicendo. Quindi voi vi fareste governare da uno che ha 2-3 condanne, ma anche per cose serie come danno erariale? Per esempio Renzi è condannato per danno erariale in primo grado. Vi fareste mai governare da uno che ha già una condanna del genere? Rispondetemi. Ecco, noi avevamo chiesto semplicemente questo, ma l'avevamo chiesto già dal 2007, quando ancora non esisteva il Movimento 5 Stelle. Avevamo raccolto 350.000 firme per fare una legge popolare, l'hanno accartocciata e l'hanno buttata. Allora siamo dovuti entrare là dentro e proporgliela proprio. Hanno avuto il coraggio ancora una volta di dire di no, di non votare per una cosa del genere, che non è importante essere, avere la fedina penale pulita per fare il politico, anzi loro lo usano quasi come un valore aggiunto. Beh, sei un delinquente, vieni, ti facciamo la tessera di Forza Italia, ti facciamo la tessera del PD. Noi ora abbiamo in Parlamento un parlamentare genovese del PD. C'è bisogno dell'autorizzazione a procedere per poterlo processare. All'incirca, non ricordo bene, ma una cinquantina di capi di imputazione. Cioè è imputato per quasi 50 reati diversi, tra cui frode, danno, associazione a delinquere, danno erariale, di tutto. Perché ha messo su un meccanismo incredibile dove rubava centinaia e centinaia di milioni allo Stato. Cioè questo lo dovrebbero decidere i giudici attraverso un processo. Però essendo parlamentare c'è bisogno dell'autorizzazione da tutti, da parte di tutti i parlamentari. Avevamo chiesto di votarla adesso, queste settimane. La stanno spostando in tutte le maniere dopo le elezioni, perché il PD non darà l'autorizzazione a procedere per processare questa persona. Quindi noi siamo arrivati a questo punto. Andiamo avanti. Zero privilegi. La revisione delle pensioni d'oro. In Italia noi abbiamo delle pensioni di 450 euro come minima e pensioni da 90.000 euro al mese, 90.000 euro al mese. E voi dite, beh, ha lavorato questo per fare 90.000 euro al mese, avrà versato i contributi. Cioè, c'è gente che ha avuto, magari aveva 20-30 poltrone in consigli di amministrazione di enti pubblici diversi e grazie a questo maturava questa pensione da 90.000 euro al mese, ripeto, non l'anno, al mese. Abbiamo chiesto semplicemente di rivedere queste pensioni. Avevamo fatto una mozione che, siccome ci dicevano una proposta di legge che avevamo, ci dicevano che era incostituzionale, l'abbiamo modificata, abbiamo fatto una mozione e abbiamo detto, siccome ci dicevano tu non puoi prendere solamente a quello che ha 90.000 euro, deve essere uguale per tutti la legge, cioè devi prendere un po' da tutti, abbiamo detto va bene, allora prendiamo pure a quello che piglia 450 euro, pigliamo 10 centesimi. E poi saliamo, man mano che andiamo su, e a quello da 90.000 euro gliene pigliamo 50, 60, 80. Poi però li ridistribuiamo, e a quello da 450 euro, a cui abbiamo tolto 10 centesimi, gliene diamo 400. Lo portiamo almeno al di sopra della soglia di povertà. E invece a quello non gli diamo niente, oppure gli diamo 10 centesimi. Ridistribuiamo semplicemente questa cosa. Voi come avreste votato ad una cosa del genere? A favore, sicuro. Bocciata. L'indennità dei parlamentari, il famoso stipendio dei parlamentari, la riduzione dell'indennità dei parlamentari. Noi in campagna elettorale avevamo promesso di diminuire la nostra indennità, prendere la metà dell'indennità e mantenere solamente i rimborsi che effettivamente spendiamo dimostrandolo. Abbiamo chiesto, nonostante non ci sia un obbligo, lo facciamo, lo abbiamo fatto per un anno e a fine anno all'incirca restituiremo 7 milioni di euro, 160 parlamentari. Abbiamo chiesto di fare la stessa identica cosa anche agli altri e non c'è una legge che ti obbliga a fare questo. Noi abbiamo proposto di obbligare tutti gli altri a fare questo, naturalmente ce l'hanno bocciata e con una cosa del genere potremmo risparmiare tranquillamente 50 milioni di euro l'anno, così, al volo. Ma strano caso hanno votato contrario. L'abolizione del porcellum e il ritorno della legge precedente. Hanno sempre detto che la legge elettorale era incostituzionale, che bisognava cambiarla. È una legge del 2005, dal 2005 che lo dicono, non l'ha, 2006, 2007, 2008 c'era Prodi e non l'hanno voluta cambiare. Poi è arrivato Berlusconi, figurati se la cambiava.
è arrivata la Corte Costituzionale a dire quello che dicevamo noi già da tempo, che è incostituzionale, e loro che fanno? Non solo non ci hanno sentito quando volevamo abolire quella legge, ne fanno una che è ancora più porcellum di quella che c'era prima, che ha gli stessi profili di incostituzionalità. Quella aveva, non dava la preferenza? Non potevi esprimere la preferenza? La legge di Renzi e Berlusconi non ti dà la possibilità di esprimere la preferenza. C'era un premio di maggioranza incostituzionale e questa mantiene di nuovo il premio di maggioranza incostituzionale. Quindi non è, non solo non hanno votato a favore della nostra proposta, ne hanno fatta una loro che è peggio di quella che c'era prima. Siamo veramente all'assurdo. Condono concessionario slot machine. C'era stato un ufficiale della Guardia di Finanza che aveva messo su un'indagine, era arrivato ad un'evasione da parte dei concessionari slot machine di circa di oltre 90 miliardi di euro. Hanno chiesto di far pagare queste cose, alla fine, strano caso, si è infognato tutto il processo e tutto quanto. Il tizio che aveva scoperto l'evasione è disoccupato adesso. I 90 miliardi nessuno li ha visti. Hanno fatto una multa di qualche centinaio di milioni di euro e poi c'era un altro condono da un miliardo e qualcosa e loro hanno votato a favore del condono e poi ci dicono che i soldi non ci stanno, poi dicono che bisogna tagliare gli ospedali nei piccoli centri come qui a Latina, che bisogna ridurre i servizi perché dobbiamo rientrare nel deficit, dobbiamo diminuire il deficit, dobbiamo rientrare nei patti, nei trattati, nel fiscal compact e via dicendo, e poi però mi condoni 90 miliardi alle slot machine. Poi magari vado a vedere che la fondazione di Letta, vedrò, era finanziata da tutte le società che hanno i diritti per le slot machine, che guadagnano miliardi e miliardi di euro sulle slot machine distruggendo le famiglie, e poi però ti fanno la pubblicità e sotto ci scrivono gioca responsabilmente. Siamo arrivati a questa assurdità e loro naturalmente hanno votato contro le nostre proposte di far pagare questi signori. Questo è quello che vediamo tutti i giorni. Poi i 7,5 miliardi di euro alle banche. Avrete visto sicuramente sotto Natale il casino che c'è stato un po' alla Camera, quando ci siamo alzati, che c'eravamo un po' arrabbiati, diciamo. Eravamo un po' contrariati da quello che stava succedendo, perché noi volevamo discutere, volevamo parlare di questo regalo alle banche. Contro il regolamento la Boldrini non ci ha fatto parlare, ci ha chiuso la bocca. Hanno votato immediatamente e hanno regalato quel giorno 7,5 miliardi di euro alle banche private. Voi che avreste fatto quel giorno, seduti lì, quando vedevate che non vi facevano parlare, voi avevate diritto a parlare, era il regolamento, stava dalla vostra parte, e il Presidente della Camera, la terza carica dello Stato, viola il regolamento per regalare 7 miliardi e mezzo alle banche, voi che facevate? Cioè, alcune volte io ci ripenso e penso che siamo stati anche troppo moderati, perché 7 miliardi e mezzo alle banche, quando poi mi dicono che non ci sono i soldi per qualsiasi cosa, non ci sono i soldi, non ci sono i soldi per gli alluvionati, c'è ancora gente dall'Aquila che sta aspettando le famose case che qualcuno prometteva, non ci sono soldi per fare nulla, e regalano invece così 7 miliardi e mezzo alle banche, un pochino ti arrabbi, ti senti male, ve lo dico, quel giorno c'erano mie colleghe del Movimento 5 Stelle sedute ai banchi paralizzate e piangevano, perché quando vedi una cosa del genere sinceramente la rabbia è talmente tanta che quasi non rispondi di te. Il TAV ne abbiamo parlato tanto, è un'opera inutile. Noi non siamo naturalmente contro l'alta velocità quando si parla di spostare le persone, ma lì si parla di spostare delle merci quando ci sono già dei valici già belli pronti che non vengono sfruttati, considerando anche che il trasporto delle merci diminuisce sempre di più per via della crisi. Quindi noi abbiamo già dei valici fatti che non sfruttiamo, eppure dobbiamo spendere decine e decine di miliardi di euro per una tratta alta velocità che sposterà solamente merci, non è per le persone, non è per arrivare prima in Francia per noi, assolutamente, questo già c'è, ma è per far guadagnare 1 o 2 ore di spostamento alle scarpe, alle ciabatte, a queste cose che noi magari mandiamo oltre Alpe. E poi la cosa bella, quando poi vedi quelli del PD che vanno a dire che sono contro la mafia,
il TAV è regolato da un accordo Francia-Italia. Noi anche lì c'è stato un gran casino al Senato, perché hanno deciso giustamente, siccome l'accordo è tra Francia e Italia, e noi diciamo che da sempre le mafie hanno messo gli occhi su questa cosa enorme, che sono decine e decine di miliardi, che fanno? Decidono insieme PD, Forza Italia, Nuovo Centrodestra, tutti quanti, di utilizzare le normative antimafia della Francia, non dell'Italia. Perché? Perché la Francia non ha normative antimafia, perché non ce l'ha la mafia. Quindi, in poche parole, tutte le richieste che uno oggi fa qui, una società che viene qui, vuole un appalto, deve presentare il certificato antimafia, deve fare quello, deve fare quell'altro, per magari un appalto come quello da 200.000 euro, se la, non lo so, per la TAV, che sono decine e decine di miliardi, non serve. Può presentarsi chiunque, perché hanno scelto di usare la regolamentazione francese, non quella italiana. Strano, eh? Strano tutto questo. Poi c'è la vendita del patrimonio pubblico, stiamo poco alla volta distruggendo tutto, abbiamo dato via Poste, stiamo dando via l'Italia, si parla di Finmeccanica, di Fincantieri, fra un po' daremo via anche Eni. Poi voglio vedere un paese come fa ad essere sovrano quando la politica energetica te lo fanno magari i francesi, la politica idrica te lo fanno i tedeschi, la politica dei trasporti te lo fanno gli inglesi. Come fa uno Stato ad essere sovrano quando poi saranno i tedeschi o i francesi a dirti: guarda, tu non puoi mettere il fotovoltaico perché Eni lo gestisco io, tu ti devi comprare l'energia nucleare da noi? A quel punto come fa un paese ad essere sovrano?